E benvenuti anche questo lunedì insieme per riepilogare il weekend calcistico. Beh, lasciate che insomma vi dica quello che accade solitamente al nostro programma, anche se ormai è un programma storico, 25 anni festeggia quest'anno, e ci occupiamo solitamente di dilettanti, serie D, girone I di eccellenza, di promozione girone B, e facciamo anche delle capatine nei campionati anche minori, ospitando rappresentanti di varie società, addette ai lavori comunque. Ecco, quest'anno siamo vincolati dal Covid con presenze limitate in studio, massimo due oltre i due opinionisti che sono, e li presentiamo, ho modo di presentarli, quindi alla mia destra Rocco Calandruccio, che è la novità di quest'anno, benvenuto, grazie a Gesualdo Albanese, storico invece opinionista della nostra emittente. I due ospiti oggi, uno perché andremo subito a capire le ragioni, intanto abbiamo il team manager della Gioiese, tanto ne abbiamo parlato al di là di questi canali, al di là di queste trasmissioni sportive, perché insomma pare essere accreditata al di là di quello che è accaduto ieri, questo primo intoppo quasi subito, nella Gioiese, nel campionato di promozione. Abbiamo qui il team manager, dicevo, Mimmo Bagalà, e doveva essere con noi anche, ecco, il secondo ospite, Pulimeni, Nicola Pulimeni, il presidente. Possiamo dirlo, tanto qui non violiamo nessuna privacy, anche perché rimaniamo in argomento. Benvenuto intanto, Mimmo, ci diamo del tu perché siamo amici da tanto tempo. Ecco, è una questione importante perché ha rinunciato proprio all'ultimo istante a non essere qui con noi, perché c'è da prendere giocatori nuovi, perché si è partiti subito con qualche handicap. Che è successo? Buonasera Pino, Poi presento gli ospiti a casa. buonasera a tutti. Sì, effettivamente oggi il presidente, anzi è da ieri anche, che è in giro perché abbiamo avuto degli infortuni. Ma cos'è la scottatura della sconfitta pure che l'ha fatto, insomma, fare tutto No, no, con premura o cosa? no, no. E abbiamo avuto su un reparto due o tre infortuni importanti e quindi Si è rimasti siamo sguarniti. d'obbligo un attimino, visto che il mercato finisce fine il 30 ottobre, quindi abbiamo un po' di tempo per Quello dei concertare. professionisti finisce in queste ore. Bene, allora a casa abbiamo Bruno Leo, così proviamo anche a capire l'entità del collegamento, cioè la qualità del collegamento. Bruno Leo, presidente Reggio Mediterranea. Ecco qui, buonasera presidente. Perfetto, la sentiamo anche, vediamo e sentiamo bene. E abbiamo collegato con noi anche Giuseppe Saladino, allenatore Sersale. Buonasera mister. Uno sarà contento per via, buonasera mister, uno sarà contento per via dei risultati che sta ottenendo in questa fase iniziale, di meno mister Saladino, che ieri è stato acciuffato sul finale. Iniziamo così, mister, ieri la partita con la Paolana. Quando si sbaglia un pochino troppo sotto porta, poi alla fine si paga, ma il calcio così è, dobbiamo accettare. Comunque diciamolo subito, e sarà così anche quest'anno, chi vuol far bene in questo campionato deve fare conti contro, anche in questa stagione, un ostico Sersale. Sarà così? La ringrazio, noi si lavora per mettere in difficoltà squadre più bate, ma Ecco. l'obiettivo rimane sempre la salvezza e i giovani. Vabbè, deve dirmi grazie a lei anche chi l'ha preceduta, perché è un apostrofo storico che diamo alla squadra. Allora, invece partiamo un po', poi torniamo, poi parliamo anche con il presidente Leo, andiamo a vedere che cosa è accaduto ieri. Io partirei dalla grafica del campionato di Serie D. Intanto, nel momento in cui, mentre prepara il tutto la regia, Calandruccio, cosa ti è più... Ah no, c'è già, quindi andiamo subito alla lettura. ACR Biancavilla 1-0, Dattilo FC Messina 1-0, Licata Roccella 2-0, Fuoricasa Castroville di Paternò 2-1, Santa Maria Cilento Rotonda 4-0, rinviata Rende Cittanovese per via Covid, poi parleremo, San Luca Gelbison 3-2, Troina Acireale 0-0, Città di Sant'Agata Marina di Ragusa 1-0. La classifica, beh, interlocutoria, potremmo già parlare nel mentre la vedete, noi già parliamo con Rocco, cosa ti ha più sorpreso in questo turno, appena il secondo. Ma direi il netto equilibrio che, diciamo, avevamo pronosticato alla vigilia di questo campionato, non è un caso che dopo 2 giornate non c'è una squadra a punteggio pieno. Quindi sono molte appaiate a 4 punti, quindi dimostra che veramente quest'anno sarà lotta fino alla fine, sia per quanto riguarda la lotta promozione che la lotta salvezza, e anche per quanto riguarda un po' queste playoff. Albanese? Giustamente, un campionato quest'anno dove
secondo me oggi non potremmo dire quella vincerà il campionato, in quanto c'è un dubbio enorme. La classifica lo dice, tra l'altro, perché le squadre che domenica scorsa avevano vinto, stavolta alcune hanno perso, l'altra ha pareggiato. Una posizione di classifica non c'è nessuna quota naturalmente intera, e quindi sicuramente è un campionato dove lotteranno tutti per cercare di ottenere l'obiettivo, quelli per salvarsi con una certa facilità e secondo me anche quelli per arrivare oltre naturalmente la classifica che porta ai playoff e addirittura vincerlo. Sarà sempre belle giornate che ci diranno fino alla fine che quella squadra non è già pronta per poter cambiare categoria. Presidente Bruno Leo, lei è ancora, come dire, arrabbiato per non potervi partecipare a questo torneo di Serie D? No, perché se ci pensiamo, insomma, dovremmo essere. Io non mi ascolto, non so se sì, sì, la sentiamo benissimo. Vada, presidente, prego. Mi sono fermato perché non mi ascolto. La sentiamo, prego, prego, la sentiamo. Non ci vediamo pensando. Noi abbiamo fatto i nostri calcoli, hanno stravolto per il Covid anche la normativa per i ripescaggi, con la vecchia normativa che prevedeva la valorizzazione della coppa disciplina, l'alternanza una di eccellenza e una di serie D, noi saremmo stati al quinto posto. Invece togliendo la coppa disciplina non si sa per quale motivo, mentre per le scuole serie D è stata valorizzata. E facendo l'alternanza due di D e una di eccellenza siamo arrivati al 15° posto. Ne hanno ripescate 5, quindi penso che avremmo meritato, saremmo stati vinti e saremmo stati ripescati, però è inutile pensarci. Quello che ora in questo momento pensiamo è di continuare questo campionato anche se sarà dura portarlo a termine. Bagalà? Poi ho notato che anche non c'è nessuna squadra campana, se non mi sbaglio. Penso in Serie D, sì, ed è una sono, cosa sì. Salentina, sì, ce ne sono. Però di solito in altri anni campane, erano più, salernitane. Sì. Quindi sul Napoli non ci sono delle grandi no, sfide. Napoli no. Allora, presidente Bruno Leo, ancora le stavo per chiedere, ecco, lei quanto credeva di poter riacciuffare, in che termini percentuali, nello scorso campionato sempre il San Luca, tenendo pure conto lo scontro diretto proprio all'ultima? Una percentuale era un momento positivo nel giorno di ritorno avevamo, dopo la sconfitta a San Luca eravamo a 4 punti, mentre nel momento della sospensione eravamo a 3 punti, quindi eravamo un momento favorevole anche il San Luca. Sarebbe stato difficile, però lo scontro diretto, qualche anno fa fecimo un playoff a Locri e tutti ci danno per spacciati, anzi alcuni ci consigliavano neanche di andare a giocare questa partita, invece vincendo a Locri poi alla fine siamo andati in eccellenza, quindi il calcio è bello anche per questo, perché nessun risultato è scontato. Sarebbe stato comunque in ogni caso bello per l'ultima giornata potersi giocare insomma la Serie B contro il San Luca, e comunque ha meritato la partita. Calandruccio, prego. Buonasera presidente, sono Calandruccio. Quest'anno diciamo sembra che la lotta al vertice sembra coinvolgere, almeno da questo avvio di campionato, più squadre. La Reggio Mediterranea, come ha detto lei giustamente, negli ultimi due anni ha sfiorato sempre la promozione, soprattutto avrebbe meritato sicuramente di conquistare la categoria superiore. Quest'anno magari forse partite, secondo me, vista dall'esterno, con un profilo un po' più basso, però secondo me siete consapevoli che potete arrivare fino in fondo e magari provare il grande salto. Ma come giusto abbiamo cercato un po' di recuperare dell'umiltà, che come dirigenza credo non ci sia mai mancata, però sicuramente l'anno scorso abbiamo forse peccato in questo, ma non per colpa di nessuno, però con la rosa che avevamo più che altro fatto, presidente, nel senso no, resto... volevo dire più che altro che magari eravate visti tra le favorite solitamente alla vigilia, quest'anno invece magari forse un po' meno, quindi non conoscendo la nostra rosa, gli addetti ai lavori insomma ci accreditano a poco. Okay. Però è giusto così, noi stiamo lavorando, il mister sta lavorando giornata per giornata. Ieri abbiamo vinto, dopo neanche 24 ore oggi siamo stati in campo a preparare la partita di mercoledì di Coppa, e questi ragazzi, soprattutto quelli argentini, anche oggi li abbiamo dovuti cacciare dal campo,
perché non se ne volevano andare, non se ne voglio andare al campo, cioè venisce veramente, si mettono a fare calcio tennis, a giochicchiare, cioè che hanno, tra parentesi, fame in tutti i sensi, sono degli ottimi ragazzi e degli ottimi calciatori. Bagalà. Noi abbiamo avuto con la Gioiese il piacere di fare un allenamento congiunto e ho sinceramente posso dire di aver visto una squadra giovane che ha tanta voglia, tanta fame, e negli ultimi anni forse è mancato quella ciliegina giusta per affrontare il campionato. Mi ricorda la Reggio Mediterranea di qualche anno fa quando vinse i playoff contro il Locri. Mister Saladino, invece la sua squadra com'è fatta quest'anno? Realmente rinnovata. Ricordo che il Vario Russo, Colombo, Simosa, Fava, Camilo, Lezio, Basapollo non giocano più nelle stesse sale. L'abbiamo rigiovanita. Abbiamo messo che Zurlo, che è campione di BC Soccer. Sì. Stiamo lavorando per sopperire tante lacune, abbiamo tantissimi pregi ma anche molti difetti. Piano piano, con il lavoro, cercheremo di smettere il tutto. Calandruccio. Mister, buonasera, sono Calandruccio. E le volevo chiedere, la vittoria ottenuta all'esordio contro la Vigor, che da tutti è data diciamo la favorita per la promozione, non vi ha dato, al di là della partita di ieri, la convinzione che questa squadra può fare molto di più di una semplice salvezza? Può essere lì a giocarsela per il primato? Con il lavoro penso che noi possiamo raggiungere qualcosa di importante. La squadra non è stata costruita per le posizioni di vertice, abbiamo il progetto giovani in corso, penso che noi facciamo le quarte 2003, puntiamo tantissimo sui giovani, una squadra che ancora non è squadra, si deve amalgamare. Io penso che la prima giornata contro la Vigor Lamezia i 9-11 erano quasi tutti quanti nuovi, tranne il portiere Parrottino e l'under Menniti. C'è da lavorare, vediamo tra 8-9-10 giornate dove sarà, decideremo, vedremo se c'è da lottare o se ci sarà magari da divertirsi. Magari, perché magari può aver fatto 4 gol alla Vigor e poi, come ha detto lei all'inizio collegamento, sprecare tanto, come è successo ieri a Paola, e poi portare a casa solo un punto. Ecco, si passa un po' da un eccesso a un altro, però voglio dire, magari con un po' più di cinismo, con un po' più magari di attenzione, questa squadra magari, anche se è stata allestita per altri obiettivi, però magari può fare qualcosa in più. Manca proprio la novità da grande squadra, magari viene col passare del tempo. Ieri c'è stato poco cinismo, magari un pochino ci siamo forse troppo specchiati rispetto alla partita fatta con la Vigor Lamezia. Ma forse è meglio perché un pochino abbiamo tutti quanti chiuso un pochino le ali. Già la seconda giornata per entusiasmo, sì, è importante, nei limiti. Bene, dopo questo bagno di umiltà da parte del Sersale, io tornerei più che mai, mescoleremo le carte questa sera tra i vari campionati di cui ci occupiamo solitamente, e vorrei che anticipasse il servizio che sta per partire, riferito a San Luca Gelbison, proprio da questo grande entusiasmo che hanno le nuove in questo torneo. Torniamo al girone di Serie D. Ma sai, il San Luca, ho sentito l'intervista al presidente e ho letto anche il giornale,
non è contento per la prestazione, era contento più di quello che avevano fatto a Messina che non quello che hanno fatto naturalmente ieri, però questa è la dimostrazione che nel calcio conta il risultato. Una squadra che sta perdendo il primo tempo 2-0 riesce a vincere 3-2, significa che una squadra, come ti ho detto la settimana scorsa, che secondo me, considerato il fatto che non c'è la squadra che bisogna dire quest'anno possiamo fare a meno di giocare perché vincerà sicuramente il campionato, secondo me il San Luca, considerato il fatto che c'ha una buona società, un buon direttore, un buon allenatore, potrebbe darci la soddisfazione di fare in modo che fino alla fine lotta per vincere il campionato. San Luca, Gelbison. Consueti riti pre-gara tra le due formazioni, maglia rosso-blu per la Gelbison, completo Total Black, terza maglia presentata in settimana per il San Luca, fischietto alla bocca per il direttore di gara e si può partire. La prima iniziativa è di Marca Ospita, l'undicesimo con Koulibaly che svetta tutto solo in area di rigore, non riuscendo a portare in vantaggio i cilentani. Lo stesso Koulibaly serve un compagno, c'è l'inserimento dalle retrovie di Coiro. Calcio al lato da buona posizione, la reazione del San Luca non tarda ad arrivare. Al quarto d'ora in cabina di regia Nagore innesca Romero, il quale rientra sul destro, serve Cotroneo che dal limite dell'area però spara al lato. Al 27esimo sliding door di questa sfida, misunderstanding nella retroguardia giallorossa, si insinua Koulibaly che pesta la testa di Calleco, già ammonito. Costringe il fischietto torinese a mandarlo anzitempo sotto la doccia, resta in 10 uomini la Gelbison per questo intervento scellerato del proprio numero 99 che uscirà contrariato dai 6.000 metri quadrati del Corrado Alvaro. Nulla di grave per fortuna per Callego, non subisce il contraccolpo psicologico la Gelbison che al 33esimo sul cross di Uliano trova il colpo di testa di Dorsi che batte Callego per il vantaggio della compagine campana. 0-1 ora allo stadio Corrado Alvaro, è passata in vantaggio la Gelbison grazie alla zuccata di Dorsi nonostante l'inferiorità numerica. Contro il C, contro il V perché lo stesso Uliano da calcio piazzato impegna severamente Callego che in arretramento riesce a metterci il guantone con questa super parata plastica. Ci riprova però il numero 8 cilentano direttamente da corner. Uliano fa 0-2 al minuto 36. Sorprende sì questa volta Callego che si lascia scavalcare dal pallone e poi bacia il palo prima di insaccarsi in fondo alla rete. Corre ai ripari mister Cozza che getta nella mischia Carbone e Marchionna in luogo di Nagore e Cotroneo. I cambi non sortiscono subito però gli effetti sperati perché al secondo minuto di recupero e la prima frazione di gioco Vargas calcia addosso ad Agostino e poi Marchionna si divora il gol che avrebbe potuto accorciare le distanze prima della pausa. Segue infatti il duplice fischio del direttore di gara, squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-2. Dorsi e Uliano sin qui regalano i 3 punti alla Gelbison, ma c'è ancora un secondo tempo da giocare. Torniamo infatti in campo con le immagini a cura di Vincenzo Morello dopo 3 di gioco, spazio al numero 7 Pelle che entra al Corrado Alvaro dopo 2 minuti, serpentina dalla sinistra di Levegue e che si sposta il pallone sul destro, sfiora il palo alla sinistra di D'Agostino. Il San Luca ora un altro piglio in campo, l'iniziativa personale di Pelle che prova a calciare a rete, deviato il suo tentativo Mancino, 2 minuti più tardi taglio profondo di Vargas servito col contagiri Vargas, va col tocco sotto e riapre questa sfida, scavalca D'Agostino il panzer argentino. 120 secondi più tardi rimonta completata con la palla messa in mezzo da Murdaca per uno stacco imperioso di De Miranda, il San Luca ha pareggiato in appena 2 minuti, riacciuffa questa sfida grazie alle reti di Vargas e De Miranda. Galvanizzata la formazione di mister Ciccio Cozza che deve però pescare dalla panchina fuori De Foglio dentro Arcuri dopo uno scontro di gioco con Vargas, minuto 69 però occhio alla ripartenza della Gelbison, cross dalla destra, Maiorano tutto solo davanti a Callego, calcia sull'esterno della rete. 11 minuti più tardi l'incursione di Pelle che ha spaccato in due questa partita, cross al rimorchio, il tentativo di Carbone col destro abbondantemente alto sulla trasversale della porta difesa da D'Agostino. Il gol è nell'aria, il San Luca assapora la sua preda, il cross dalla sinistra di Pelle per Vargas che sotto porta fa 3-2 la ribaltata. Il San Luca la prima volta al Corrado Alvaro non la dimenticheranno mai, la doppietta di Vargas inframezzata dalla rete di De Miranda, da 0-2 a 3-2 è tutto vero a San Luca.
Ancora un'occasione nel finale, Levegue mette nel mirino l'angolino basso, non ci arriva per un soffio finale all'arrembaggio, all'arma bianca della Gelbison che ci prova in qualche modo, vuol rovinare la festa al San Luca con questo tentativo di Pipolo in rovesciata, percorre un brivido lungo la schiena di Gallego, segue però il triplice fischio del fischietto torinese, San Luca ribalta l'iniziale 0-2 e si regala la prima storica vittoria nel massimo campionato dilettantistico. Fantastico, chissà se hanno misurato pure la febbre a fine partita, non soltanto inizio della partita, perché insomma sembra prendere chissà quale febbre. Allora, Ferrazzoli, com'è? Tu l'hai avuto come tecnico della Gelbison, tu l'hai avuto come allievo, come calciatore? Sì, periodo di Barletta in Serie, a Barletta. Serie B. Sì. Che ragazzo è? Era un ragazzo che era un gran bravo ragazzo, un gran bel ragazzo che ha portato il Barletta sempre a fare, a raggiungere quegli obiettivi che erano iniziali, cioè era la salvezza. Difensore era, cioè difensivo. Centrocampista, sì. Bene, presidente Bruno Leo, che bello quest'anno in Serie D, non ci sono le grandi che insomma spaccano il campionato, non ci sono i Palermo, le Regine, insomma, e altre, il Bari e tante altre. Sarà un campionato più bello? Anche se siamo agli inizi, però non ci sarà la squadra mazza campionato, quella che deve vincere di diritto il campionato, sia perché magari la più forte, perché la soggezione un po' arbitrale, un arbitro di Serie D si è trovato a arbitrare la Regina, il Palermo, il Bari, si trova in soggezione. Sarà bello per chi ci partecipa. Noi lo seguiamo da fuori, voi magari per il vostro lavoro lo seguite meglio, il campionato che non seguo molto, seguo solo le calabresi e tra le, anche quest'anno insomma vedo parecchie difficoltà, soprattutto in quarta squadra. Beh, chiaro presidente, lei aspetterà ancora qualche mese per studiarlo meglio, nel momento in cui la classifica sarà... Saranno il mercato aperto fino a fine mese. Una società che se riuscirà, secondo me, a... arrivare alla fine, io vedo favorita la Cireale. La Cireale è una d'accordo. Società che arriverà alla fine. Sono tanti d'accordo. Quando arriva, finiscono i dolci. Allora, no, dicevo presidente, lei aspetterà ancora qualche mese, ma se la classifica arriverà alla Reggio Mediterranea, poi vedrà che lo studierà meglio questo campionato. La stessa cosa chiedo, voglio essere cattivo però con il mister Saladino. Invece mi pare, guardando invece l'altra parte della classifica, figurativamente, perché ancora siamo agli inizi, nessuno reciterà la parte della comparsa come la fece il Sersale qualche anno fa. Aia. Quest'anno il campionato di eccellenza penso che sia il più di 15 anni. Ci sono almeno 4-5 società che puntano a vincere. Poi tutte le altre, secondo me, siamo dello stesso livello. Allora, fatemi fare un salto, andiamo in promozione e vediamo un po'. Ma chi si aspettava questa sconfitta col Borgo Grecanico? Vi faccio intanto capire, perché sulla Gioiese ormai abbiamo fatto uno studio approfondito, una full immersion come formazione, abbiamo capito che ha i caratteri quelli giusti per poter vincere questo campionato. Piuttosto sul Borgo Grecanico, che cos'è che ha più sorpreso? Beh, il Borgo già l'anno scorso in prima categoria ha dato un po', ha dato lo spettacolo nel calcio. Mister e quest'anno Tomaggi, ieri? Ma guarda, quando già in queste categorie lo stesso gruppo lo tieni bello compatto e poi aggiungi le pedine giuste, è difficile che fai male. Cioè, diciamo meglio Bagalà, allora, il gruppo qual è la vera forza di questo Borgo Grecanico? La forza e poi magari... Ma anche degli elementi... importante quale? Innanzitutto hanno un portiere che è Isidoro Leonardi, che è un grande numero uno, e poi c'è quel ragazzo lì, Obina, che è un esterno nigeriano, che lotta su tutti i palloni, te lo ritrovi dappertutto. Quindi avevano sicuramente più fame di noi. Senta, quando voi incontrate la gente, anche questa sera qui da noi, vi continuate a sentir dire la Gioiese vince il campionato, la Gioiese vince,
Voi cosa fate? Scongiuri o cosa? No, guarda, sinceramente... Siete consapevoli o cosa? Ma se eravamo già sicuri, ci preparavamo per fare l'eccellenza. Però il campionato è un campionato durissimo. Ci saranno delle sorprese, a parte le favorite che sono Gioiese e Gioiosa, ma il Brancaleone è una vita che fa queste categorie e conosce benissimo. Il Borgo io nella mia intervista l'avevo già nominato, e poi c'è sempre la sorpresa in ogni campionato che darà del filo da torcere a chiunque. E chi potrebbe essere? Ma sinceramente guarda, io penso che sia il Borgo. Proprio il Borgo? Il Borgo, sì. E continuerà con questo entusiasmo? Se fuori casa gioca e mette quella grinta che mette nelle partite interne, secondo me farà bene. Era un po' derby, quindi insomma magari anche più, ma insomma siamo alle prime, quindi comunque si vuol ben figurare. Ma guarda, io però forse giocare contro la Gioiese c'è uno stimolo in più, perché è una nobile, ecco, quindi sì, questo sicuramente. Vincere con la Gioiese fa onore e quanto. Sì, vabbè, ma quello dobbiamo metterlo da parte, perché se non scendiamo in campo con la mentalità giusta, sarà bisogna onore, tutto quello che vogliamo, ma nella categoria. Senta, mi faccio un po' l'avvocato difensore. Ci sono state certe dichiarazioni che non sono piaciute a nessuno qui di Dal Torrione, del tecnico. Allora io subito quel giorno io che ci faccio in promozione. Allora, se vogliamo essere onesti, magari siamo tutti consapevoli di questo, però magari se vogliamo essere onesti, dobbiamo dire la verità, perché è un mister che negli ultimi 5-6 anni. Sì, ma un conto un conto è dirlo. Sì, però è stato onesto a dirlo. Perché se poi cerchiamo il pretesto per dire te aspettiamo, allora scendiamo proprio nelle bassezze uniche, giochiamo a calcio. Io prendo l'esempio del mister. Il mister ha fatto delle grandi categorie. Penso che il mio discorso del mister Dal Torrione, che non è stato forse capito, forse si è espresso male, ha chiesto anche scusa. Vabbè, ma insomma il mister non ha mai zittito nessuno dicendo che è stato ex calciatore e allenatore di squadre professionistiche. Mi pare che questo non sia mai accaduto, questo. E mai accadrà. Va bene la battuta, Dal Torrione un amico, dai. Io ci metto un po' il dito nella piaga, ma grazie, dai, insomma, cose che possono capitare quando in conferenza stampa in maniera estemporanea, sono cose che possono succedere. Andiamo a vedere in Sicilia che è successo invece a Roccella e a Licata, ovviamente per alterne vicissitudini, questa partita Licata Roccella servizio. Cannavò, vertice destro dell'area, le finte di Cannavò sull'avversario. Cannavò adesso la mette sul sinistro, prova il tiro alto. Buona la preparazione, non c'è stata però la precisione. Alto a sinistra per Carrozza, Carrozza contro Touré. Carrozza converge con il destro e il tiro verso Moschella. Parata semplice. Si avventa Camacho col tacco, buono il pallone per Civilleri che può sfruttare la fascia, servire a Dejemo che entra in area. Dejemo, il tiro alto. Da ottima posizione, ci ha provato quasi con l'esterno. Bravissimo Brunetti a far ripartire Licata, ha capito tutto, pallone a Fernando. Fernandez, Brunetti lo insegue quasi a volersi proporre in sovrapposizione, converge in mezzo Fernandez, pallone per Adeyemo che la lascia, Cannavò posizione regolare, Cannavò le finte su Bertola, adesso va sul mancino, il lob in mezzo con Capellini che l'appoggia di testa tutto solo verso Scuffia. Samato al mancino, Bertola che vediamo va direttamente alla conclusione, il pallone gira poco, comunque Moschella in controllo, nulla di pericoloso, minuto 26, Licata 0, Roccella 0. Gioco sempre Civilleri, a sinistra per Brunetti, subito su di lui Vallupo, poi il pallone per Fernandez, lo scambio buono con l'esterno con Brunetti che la potrebbe mettere in mezzo, tagliata, attenzione, cade giù la spada, quasi spinto, ma il pallone arriva dalle parti di Mazzamuto, siamo dall'altra parte, Mazzamuto il cross deviato, il Scuffia la riesce a tenere in campo, episodio da Moviola al minuto 27. Una delle squadre importanti poi viene fuori, ma è vero pure che ci sono degli episodi che ti possono... Attenzione, Civilleri trova un ottimo varco per Cannavò che si mette avanti a Porcelli, Cannavò, il palo esterno, ha provato con un pallonetto a superare Scuffia. Cannavò ha preso il palo esterno, ottima l'invenzione di Civilleri, un passaggio al bacio, un difficoltà. E che Civilleri scappa sul fondo, pallone per Fernandez in aria, Fernandez cade giù, non c'è ancora nulla per l'arbitro, pallone che viene rilanciato, Camacho di testa prova a trovare Cannavò in anticipo, Scuffia prova la giocata e la trova per Cannavò, attenzione all'inserimento della spada che ha trovato da Cannavò, la spada!
fuori gioco, comunque aveva parato Scoffia con i piedi, c'era arrivato con la punta del piede il giovane attaccante gialloblu appena al di là della linea del difensore. Problema in più, perché tenere un giocatore così in panchina potrebbe, come dire, essere... Palla Fernandez che trova un varco per Civilleri, Cannavò entra in area, Cannavò cade giù, calcio di rigore, stavolta sì, è entrato in ritardo Porcelli, spinto da dietro Cannavò, lui queste situazioni ci va a nozze. La rincorsa, Cannavò contro Scoffia, Cannavò! Illicata in vantaggio, Illicata è in vantaggio con Antonio Cannavò che spiazza nettamente il portiere del Rocella e segna il primo gol in campionato per il Licata. Lo segna, lo poteva segnare soltanto lui, come ha finito il torneo, lo sta ricominciando Antonio Cannavò, gol numero uno in campionato. In linea al limite dell'area per questo pallone che arriva spiovente al centro dell'area, pallone che rimane lì, libera Civilleri per un tiro a giro. Il cross invece sul secondo palo, Guarino fuori gioco, Tarla 3-2, adesso era in vantaggio invece di due gol e si è fatto riprendere, pallone per Civilleri, il cross tagliato sul secondo palo, Fernandez da ottima posizione sbaglia il tapin, adesso prova a servire Brunetti sulla fascia mancina, sale su di lui subito Lupo, prova a scappare di forza, Brunetti va via anche a Bertola, Brunetti si prende anche il fondo, pallone in mezzo all'altezza del rigore, non l'ha seguita nessuno, questa era una grande azione di Angelo Brunetti, adesso ancora siamo a Touré, un fraseggio continuo, il cross tagliato, non ci arriva per un attimo Fernandez, Civilleri sbaglio il rigore in movimento, l'ha voluta piazzare Peppe, palla fuori di mezzo metro, invio alla ricerca di Liberto, capisce tutto Guarino, poi Civilleri trova un corridoio per Fernandez che insegue il pallone, esce Scuffia in anticipo, quasi desiste Fernandez, Civilleri trova un buon pallone per Mazzamuto che serve sulla corsa a Touré, Touré, Touré entra in aria, scambio con Civilleri, Touré non ci arriva e non è nemmeno corner. 42 e mezzo, Coluccio prova ormai a fare l'attaccante aggiunto, palla al Lupo che serve sulla destra, Bertora mette palla sul mancino, il cross che arriva in mezzo, non ci arriva per pochissimo, Rigo si lamenta anche per una trattenuta, adesso sì che si può ripartire, Amato il cross lungo sul secondo palo, la mette in mezzo Embriola, poi la prova a girare Coluccio, ma c'è solo Cannavò che riesce a liberare, manca un minuto e mezzo alla fine, Camacho il cross sul primo palo, svetta la spada, pallone che arriva Embriola, poi la difende Saverino e si prende un altro calcio di rigore, bravo, furbo, audace Saverino a mettersi davanti con il corpo, domenica scorsa questo non l'hanno fischiato a Cannavò, lo hanno fischiato oggi a Saverino, parte Antonio Cannavò, la sua rincorsa, davanti a lui c'è Scoffi, Antonio Cannavò spiazza anche questa volta e finisce qui praticamente la gara con il Licata che segna il gol del 2-0 al minuto 93 e 30 secondi, segna ancora una volta Antonio Cannavò e cambia quindi il risultato, Licata 2 Rocella 0. Sulla partita e sulla situazione della Rocella albanese, che poi è andata meno peggio a Galati rispetto a te, tu ne hai preso 4 in quel campo. Sì, parliamo del con barletta d'allenatore. Parliamo di 30 anni fa. Stendiamo un velo pietoso. Quando il Licata era in Serie B, allenatore era Zema e io allenavo il Barletta. Rocella piuttosto, vieni. Rocella, c'è da dire che perdere per 2-0 sul calcio di rigore fa pensare che una squadra non merita di perdere, però guardando l'immagine si vede chiaramente che la partita è stata a senso unico. Dispiace perché è ovvio che siamo all'inizio, però è già la seconda partita, due sconfitte dopo due gare, fa pensare, come diceva il nostro amico Vozzo, il dottore, che è una squadra che è diesel, che fa fatica all'inizio perché è una squadra diesel. Io non dico che è diesel, dico solo che è una squadra nuova e che poverino l'allenatore deve ricominciare con sempre elementi nuovi e le difficoltà sono solo queste. Quando io dico e critico che Rocella ogni anno deve ripartire sempre dal campionato che va a iniziare perché non ha mai gli elementi dell'anno precedente dove si conoscono bene e con qualcuno si migliora quella che sono le ambizioni. Al di là del tipo di carburante Calandruccio, vediamo un po' se va aggiustato qualche pezzo del motore, magari qualche altro se ne può
possa aggiungere. Sì, diciamo che la squadra in questo momento è anche incompleta, ha tante difficoltà, manca una prima punta, a centrocampo la squadra è rimaneggiata, molti sono infortunati, so che il DS... Ma è questa una settimana importante? Molto importante, perché il DS Curtale conta di chiudere qualche operazione in entrata, dovrebbe essere fatta per il centrale difensivo Oliviera, che dovrebbe arrivare addirittura credo domani, e oltre a lui altri innesti, tra cui l'attaccante, che è atteso nella giornata di mercoledì. Quindi sarebbe stata una questione di tempo, ma insomma era si spera che magari, ecco, questi nuovi elementi già per il derby con Tisa Luca siano già, diciamo, a disposizione di mister Galati. Del Sersale che mi dici? Sersale è una buona squadra, il mister giustamente, diciamo, ha un atteggiamento molto umile, diciamo, contenuto e fa bene, però questa è una squadra che secondo me, infatti appunto ho chiesto prima, che secondo me può fare più di una semplice salvezza. I numeri, cioè le qualità ci sono, chiaro che essendo anche una squadra giovane su certe cose ha bisogno di maturare, però credo che il Sersale secondo me farà un campionato, poi magari il mister fa gli scongiuri, però penso che può fare un campionato secondo me importante ai vertici della classifica. Questo è il mio modesto parere, poi magari il campo poi ci darà le dovute risposte. No, ma il Sersale, c'è da dire che ogni anno parte con la speranza sempre di fare un discreto campionato e salvarsi, e invece, pur non essendo quelle squadre che puntano decisamente alla vittoria, fanno un pochino da naturalmente si mettono a fare guerra con le squadre prime in classifica, seconde in classifica, perché dimostrano sempre di essere una buona squadra che gli consente di andare oltre quelle che sono le aspettative. Sì, perché poi non hanno la pressione rispetto ad altre piazze di dover vincere il campionato, e quindi questo è un vantaggio. Vabbè, la classifica è ancora abbastanza prematura perché siamo appena agli inizi, ma certamente vediamo se, cerchiamo di capire, lo chiedo a Saladino, se giocate con un piglio diverso, con una foga maggiore, perché in questo tratto state incontrando anche delle nobili, Lamezia, Paolana e domenica c'è il Locri. Gliela faccio subito questa domanda, anche perché qui abbiamo tanto seguito Amaranto. Guardi, per quanto riguarda le pressioni, Sassano è un ambiente molto tranquillo, grandi conoscitori di calcio. Sì, abbiamo affrontato Vivo Lamezia e Paolana, che sono società storiche, anche blasonate. Domenica arriva il Locri, che è una candidata a vincere il campionato, allenata bene da mister Cariti, e noi ce la metteremo tutta, cercheremo di contrapporci nel migliore dei modi e cercare di fare qualcosina che si prepara in settimana. Sono partite difficilmente decifrabili, e quindi magari qualche difficoltà in più si ha nella preparazione, perché sono due squadre che hanno tanto rinnovato. Sì, il fatto è che noi poi dovremmo preparare questa partita dal giovedì, perché mercoledì abbiamo anche questo impegno di coppa con il Filogaso. E loro? Sì, anche il Locri, quindi da giovedì cercheremo di prepararci al meglio. Abbiamo tre allenamenti per capire di chi abbiamo anche a disposizione, perché vorrei ricordare che abbiamo anche qualche infortunato importante, come il capitano Scalise. A Paolo forse si è fatto male Torpo, Corosaniti non sta tanto bene, quindi dobbiamo fare anche una conta in difesa e cercare di capire e di prepararci. Presidente Bruno Leo, posso volevo salutare in particolar modo il mister Albanese, perché forse lui non si ricorda di me. No, porca miseria. Io sono il figlio, figlio di Enzo. Sì, conoscevo il figlio, conoscevo tuo papà, ma non te non ti conoscevo. Sì. Non... Ero piccolino e mi ricordo benissimo. Era il direttore quando io ero alla Lamezia. Era il direttore, una bravissima persona, esatto. Una bravissima persona. Me lo saluti, salutemelo tanto. Bene. Grazie mille. Grazie. Dopo questa garrambata, stavo per chiedere appunto a Bruno Leo, ecco, di che natura è fatta la Reggio Mediterranea quest'anno? Una cosa è certa, parla prevalentemente argentino. No. Anche se sono italo-argentini, non so, argentini sono.
salvo uno, gli altri sono tutti degli argentini, un bisnonni nati in Italia e poi immigrati in Argentina. E parla, nel campo si sente parlare anche spagnolo, ecco, ed è molto simpatico il discorso. Volevo approfittare per salutare il mister, perché il mister è l'unica, la Reggio Emiliana nell'ultima partita, e nel 2020 ha perso solo contro il mister. Se avessimo vinto quella famosa partita, saremmo in Serie D. Nel 2020 abbiamo subito una sola sconfitta, vabbè, anche se il periodo è molto limitato perché è durato 2 mesi prima e ora 2 partite, però è una partita che ci è rimasta un po' qua, perché vincere quella partita avrebbe significato arrivare a pari punti col San Luca e quindi essere anche noi in Serie D. Certo. Presidente, diciamo meglio sui caratteri di questa sua squadra quest'anno, la natura, la forza. Una squadra, io l'altro giorno facevo un conto, se togliamo Marino che ci fa aumentare un po' l'età media della squadra, l'età media della squadra è circa i 22 anni, i 10 che scendono sono scesi in campo in queste 2 partite, quindi è una squadra molto giovane, in parecchi elementi non conosce il campionato, perché questi ragazzi, gli argentini che sono arrivati, sono 10, non hanno mai giocato nell'eccellenza calabrese, qualcuno tipo Padin ha già giocato 2 anni in Italia, ma non l'eccellenza calabrese, gli altri sono tutti all'esordio, salvo da loro, quindi non conosco il campionato, però conoscono la voglia di lottare, la voglia di sacrificarsi, di non mollare mai. Infatti la vittoria ieri è significativa, una squadra che non si è accontentata di pareggiare la partita, anche se giocava contro un avversario veramente forte che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato. I nostri ragazzi invece non si sono, magari una squadra che conosceva meglio il San Biase, conosceva le qualità del gioco del San Biase, a quel punto si sarebbe accontentato di portare a casa, anche se eravamo a casa nostra, il punticino. Invece questi ragazzi, con la loro gioia di giocare, e ce l'hanno dimostrato a fine partita con le esultanze nello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio, eccetera, hanno avuto la presunzione e la voglia di vincere questa partita. E penso che sarà sempre così. Penso che nessuno e ci prenderà con facilità quest'anno. Ecco, 2 aspetti di cui mi voglio occupare. Lei parlava della partita di ieri, vorrò tornarci per capire anche con queste partite di avere maggiore conoscenza anche su chi incontriamo, ma anche su chi insomma viene incontrato. Adesso mi spiego meglio, ma andrei subito all'altra partita, perché voi siete una società virtuosa che lavora bene con i giovani in provincia di Reggio Calabria, e voi domenica giocate contro un'altra virtuosa cosentina che lavora molto bene, cioè l'Academy, con i giovani. Anche simili, che puntiamo sul settore giovanile, loro hanno fatto un accordo con alcune società del Cosentino, giocano in un impianto di una società che faceva solo settore giovanile, puntano molto sui giovani, sono ambiziosi ma nel modo giusto, senza, come dire, esagerare nelle spese. E noi anche quest'anno, oltre ad avere l'accordo ormai storico con la società del settore giovanile del Valanidi, e abbiamo raggiunto anche l'accordo con Mirabella, che credo che a Reggio sia, se non la prima, una delle migliori società del settore giovanile. Quindi ogni giorno vediamo al campo non solo la prima squadra che si allena, ma vediamo nel campo B, oppure dopo la prima squadra, la juniors, vediamo gli allievi, vediamo i giovanissimi A, giovanissimi B, quindi c'è molto fermento nel campo, e quindi questa è una cosa che per il futuro sicuramente ci darà ora ci sono degli investimenti e sacrifici, per il futuro sicuramente ci darà anche le giuste soddisfazioni. A proposito di giovani, Bagalà, voi come siete messi? Siete ripartiti così repentinamente, in fretta e in furia, badando alla prima squadra, però attenzione, perché c'è una certa recidività in voi, nel senso che quando avete fatto la Serie D avete badato poco, qui c'è Albanese che ancora gli esce il fumo dalle orecchie, voglio dire, per quante ne ha mandate a dire. Beh sì, effettivamente in Serie D la Gioiese non partecipava ai campionati delle giovanili, e quindi era un colpo duro. L'ultimo anno, insieme al presidente Rombolà, anche se qualcuno mi è venuto a dire, abbiamo speso di meno pagando la multa che se avessimo fatto il campionato.
avessimo peregrinato ancora con un'altra squadra in giro in lungo e largo per il sud, però, con trasferte lunghissime eccetera questo, un campionato che sarebbe costato quei 20-25 mila euro. Però se tu avevi già un settore giovanile dove potevi tranquillamente i giocatori girarli, vendere, avrebbe fatto altre fortune, altre fortune, e quindi le spese te le ripagavi tranquillamente. Invece quest'anno? E in più ti rimaneva pure qualche giovane invece di andare a pagare. Quello è il discorso, certo, sì. Quell'anno lì, peccato, perché l'intenzione era quella di iniziare col settore giovanile. E allora, per non battersi nuovamente il petto, che bisogna fare? Quali sono quest'anno è partito diversamente. Cioè? Io sono da 20 giorni che sono in società come team manager, però il presidente ha già stabilito che la prima cosa, è la cosa più importante del settore giovanile, è la scuola calcio, che sono due cose distinte e separate che non tutti riescono a distinguerlo. E ha iniziato sia con i pulcini, i primi calci, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi e juniors, anche se eravamo obbligati a fare. Avete una struttura importante, però come tutte le strutture importanti è difficile da gestire. Beh, o relazionarsi con il comune. Stiamo aspettando perché il comune sta preparando il bando. E anche qui il presidente vuole investire, sta aspettando, perché giustamente vuole un contratto di gestione almeno che sia di 5 anni, perché lì spazio, non so se sei mai venuto, ce n'è di tutto, possiamo fare dei campi di calcetto. Se sono mai venuto, vabbè, sì, caspita. Però adesso ci troviamo per il momento fermi, ci dobbiamo appoggiare alle strutture esterne. Anche noi stiamo giocando a Palmi, perché il terreno di gioco e lavoro, infatti i due infortuni sono stati sul nostro terreno, e quindi vediamo, piano piano cerchiamo di costruire qualcosa, ma il settore giovanile, come senza dirlo sempre le stesse cose, è la cosa più importante. Sarà un fattore importante. Vabbè, staremo a vedere, intanto certifichiamo e registriamo la cosa prossimo questa anno... sera. La grafica intanto al campionato di eccellenza, prossimo anno ne parliamo. Tireremo le somme, assolutamente, guarda che monitoreremo con Gesualdo. Isola Cotronei 1-1, Lotri Belvedere 3-0, Palmese Gallico 3-1, Paolana Sersale 1-1, Reggio Mediterranea Sambiase 2-1, Scalea Bovalinese 1-0, Soriano Morrone 0-0, Stilese Boca Nuova Medito 1-1, Vigor Lamezia 9-0 per quel che conta contro il giovanissimo Corigliano. Vedete, godetevi la classifica, perché noi abbiamo subito al commento, perché ancora interlocutoria, siamo alle primissime giornate, quindi sveltiamo che è successo la Palmese. La Palmese sorprende un po' vederla lì, per quanto mi riguarda un po'. Cioè? Vabbè, siamo ancora agli inizi. Sì, quello sì, però no, pensavo, cioè mi aspetto dalla Palmese, poi gli auguro chiaramente il meglio, però pensavo gli auguri il peggio, abbiamo capito. No, auguro il meglio, però un campionato più d'assestamento mi aspetto. Beh, siamo appena agli inizi, sì, poi... è importante, ce l'ha comunque già da subito, voglio dire, insomma, anche se... No, non sei convinto. Non sei convinto. No, non lo so, vedo... La prima partita l'ha vinta a Tavolino, se non sbaglio. Sì. Allora, dicevamo, anzi non hai detto nulla ancora, Banese, no, su questo campionato. Questo campionato, io l'ho detto la settimana scorsa, è ovvio che sarà anche questo un campionato dove lotteranno le solite squadre che si sa dall'inizio che vorranno andare in categoria superiore, e le squadre sono quelle. Poi ci sarà qualche sorpresa, però secondo me le squadre che lotteranno fino alla fine saranno il Locri, il Reggio Mediterraneo, la Mezza e lo Scalea. Poi naturalmente bisogna vedere, come abbiamo detto prima, il Sersale, che farà sicuramente bene, però non è l'ambizione di andare oltre, e quindi farà bene il Sersale raggiungendo quegli obiettivi iniziali, mentre le squadre che lotteranno fino alla fine, te lo dico sin da adesso, saranno queste squadre, e che non nessuna di queste farà come ha fatto l'anno scorso il San Luca e la Reggio Mediterraneo, lotteranno fino alla fine. Poi la squadra più fortunata, la squadra che avrà naturalmente la capacità di lottare fino alla fine senza perdere naturalmente anche la cosa quando le cose non vanno veramente bene, continuare fino alla fine vedrai che noi vedremo queste quattro squadre lottare per andare in categorie superiori. Sarà una lotta a due come negli ultimi anni è capitato. Certo. Andiamo al servizio, cominciamo a vedere un po' di immagini di questo campionato. Scalea Bovalinese, servizio. Contemplavi anche lo Scalea? Certo, l'ho detto io. Ma Scalea sicuramente ci sarà. Tanto la vediamo. La volta scorsa è stato
stata la gara dei portieri Martino e Stillitano, della ricerca continua di gioco, riuscito ed apprezzato, ma di un solo gol, quello di Angotti, che doveva farsi perdonare il rigore sbagliato. La Bovellinese sembra decisa, Figliomeni cerca la conclusione dopo la trasformazione del primo calcio d'angolo. Poi al 12° Virgara fa sua una palla filtrata al centro dell'area, ma Figliomeni la punge da posizione irregolare. Al 15° invece è Pizzoleo per lo Scalea, imbucato dalla punizione di Curcio, a concludere poco sopra la traversa di Stillitano. Al 17° invece Castellano cerca la distanza e lo Scalea si ritrova dalla bandierina a cercare direttamente lo specchio. Due azioni diverse, ma la terza invece è ad appannaggio della Bovalinese e il 27° la punizione sembra di Libri, ma la trasforma a Maviglia in formula tagliente, blocca Martino. Dopo la mezz'ora Angotti e La Vecchia danno uno scossone alla difesa Amaranto, l'attaccante Lametino scambia verticalizzando e si porta in buona posizione. La Vecchia continua l'azione, la palla è defilata insieme a lui e la conclusione compie la parabola. Poi una trattenuta evidente in aria per concludere la frazione e semiperla per Curcio. Conclusa sul palo, la palla inattiva trova Stillitano in tuffo. Siamo alla ripresa, al 10° Clasa Donte conclude alto di prima, così come Curcio al 13°, ma conclude quello che di fraseggio è stato gestito con lucidità e brio. Al 15° Martino para ancora Libri su punizione, al 25° Stillitano esce ancora e ne ha ben donde sullo Scalea e al 30° lo stesso portiere della Bovalinese ferma Attilio Angotti da massima punizione. L'attaccante dello Scalea può solo riscattarsi al 45° scivolando in rete una palla disegnata per il fronte porta da Vincenzo Curcio. Dello Scalea hai già detto, Albanese, e della Bovalinese farà anche quest'anno soffrire con tutte le difficoltà che ha, mancanza di campo eccetera eccetera? Sì, mi pare che l'obiettivo è quello di salvarsi, speriamo che ci riescano, perché è ovvio che se una squadra parte con la speranza di rimanere in categoria deve lottare fino alla fine. Mi auguro che succeda come è successo l'anno scorso, anche se il campionato è finito come è finito, però è una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per evitare la qualche buon segnale c'è anche da questo inizio, pare che abbia fatto bene queste prime due partite, anche la Bovalinese nelle prime partite, quindi può far presagire un campionato sì, meno fibrillante rispetto agli anni passati, agli ultimi anni. Oddio, l'obiettivo lo speriamo da comprensione, speriamo, però mi pare che domenica scorsa ha perso in casa, se non sbaglio, 3-1 e oggi ha perso, sì, 1-0, ha sbagliato il calcio di rigore contro una squadra che lotterà fino alla fine. Però continuo a dirti che è importante che le società rispettino quelli che sono l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di salvarsi, sa che deve lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Come dicevo prima, Rocco, cerchiamo di capire con i nostri ospiti che sono collegati anche sulla natura delle altre. Cominciamo da Saladino? Sì. Mister, le volevo chiedere, lei nel turno scorso ha affrontato e sconfitto nettamente la Vigor Lamezia, a prescindere dal risultato che vi ha visti vittoriosi. È una squadra, secondo lei, che veramente può vincere questo campionato, oppure non si sono calati nell'umiltà di questo campionato, visto che comunque hanno una rosa importante, guidata da un allenatore importante come Morgia? Allora, io ti dico che noi quel giorno non abbiamo sbagliato nulla, nemmeno un passaggio più difficile, quindi siamo stati anche fortunati. Però la Vigor Lamezia ti dava sempre l'impressione di poterti fare gol. Ha una rosa ampia, con giocatori di categoria superiore, ma credo che sarà facile anche per loro ambientarsi subito nel campionato di eccellenza calabrese. Hanno doppi ruoli di cambi importanti, se pensate, se esce Foderaro entra Zuppardo, che è uno che ha fatto sempre gol in categorie importanti, Russo che ha fatto squadre come Taranto, Nocerina. Cioè, io penso che la rosa della Vigor sia una rosa importante. Aggiungerei anche il San Biase nella lista che ha dato il mister Albanese prima, una squadra di categoria, una squadra che ha un impianto di gioco già stabilito da qualche anno. Quest'anno hanno fatto anche
investimenti importanti con l'attaccante Lazzarini, con Foderaro in mezzo al campo, con Gaudio. E c'è un ragazzo anche. Penso che queste cinque squadre che il mister prima ha detto saranno quelle che lotteranno fino alla fine. Sabbiasi, c'è un ragazzo molto bravo che è là e non voleva andare oltre perché non le piace fare il calciatore professionista, che è mio cugino Umbaca, che è un ragazzo che veramente potrebbe fare una categoria superiore. E quindi Sabbiasi c'ha dei buoni giocatori e uno di questi è Umbaca, che sicuramente le aiuterà a fare in pieno quelle che sono le ambizioni. Presidente Bruno Leo. Sì, presidente Bruno Leo, stavo dicendo, sentito quindi mister Saladino, lei cosa ne pensa a proposito di Sabbiasi, parafrasando in gergo automobilistico, dove lo collocherebbe in griglia partenza? In quale posizione? Mi sente, presidente? Sabbiasi. Le chiedevo su Sabbiasi. Detto prima che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, ma volevo sottolineare un'altra cosa invece. Sì. Nessuno si sta, quest'anno retrocederanno almeno 5 squadre al campionato di eccellenza, perché credo che il comitato regionale voglia ritornare a 16, che è anche più giusto, perché il campionato di 18 squadre non è sostenibile, che vuol dire un mese in più di rimborsi, che vuol dire giocare qualche volta di mercoledì, parecchi giocatori anche di squadre di eccellenza o vanno a scuola o lavorano, quindi ci saranno non più 3 ma 5 se non 6 di retrocessione, e quindi questo è un fatto da valutare, come anche credo che non sia giusto essere partiti a giocare senza sapere quante squadre retrocedono. Di solito un campionato quando si inizia già si sanno le regole, chi vai, quante ne vanno in D, la prima, i playoff, i playout, invece quest'anno siamo partiti così senza avere queste informazioni. Beh, si è partiti con tanta approssimazione, soprattutto quale peso per un presidente di società, ecco, giocare a porte chiuse, non sapere come si va avanti con questo opprimente Covid-19? Ma diciamo che da noi siamo abituati a giocare quasi a porte chiuse a Balaniti, perché i nostri sostenitori non sono tanti, e sono soprattutto amici, parenti, eccetera, che uno spazio riescono sempre a ritagliarselo anche in questo periodo. Tra accompagnatori, addetti vari, eccetera. Quindi, certo, per alcune società, cito il Lodi, Lamezia, a giocare a porte chiuse sarà un problema, perché nel loro bilancio avranno messo anche la vendita degli abbonamenti, i casse al campo, eccetera. Mentre nei nostri bilanci preventivi queste voci non esistono neanche. Cioè, se vendiamo qualche abbonamento, se facciamo qualche biglietto al campo, sono soldi in più. Quindi per noi, diciamo che anche giocare questo magari a Lamezia o a Lodi senza pubblico potrebbe anche essere un vantaggio. Noi abbiamo l'abitudine di giocare comunque contro l'avversario e non sentire il pubblico né in casa né fuori casa. Ieri è stata la dimostrazione che i ragazzi hanno trovato dentro se stessi la voglia di vincere senza essere, come dire, supportati da un grande pubblico. Presidente, un'altra cosa, una domanda che è vecchia, che ha la muffa pure, nel senso, quando si ha enormi entusiasmi per la società più importante a Reggio Calabria, la Regina, e quest'anno gli entusiasmi sono tornati con pieno vigore, ecco, si passa ad un livello ancora più basso per quanto riguarda la tensione, l'attenzione per società quali la vostra, altre della città? No, quest'anno addirittura che la Regina sia più un vantaggio per le società cosiddette minori, perché la Regina gioca il sabato, la Serie B gioca di sabato, salvo qualche giornata giocata di domenica, perché sono nazionali queste cose, mentre noi giochiamo la domenica, quindi l'anno scorso qualcuno si è trovata a voler venire a vedere noi e la Regina, e poi magari sceglieva la Regina che ha fatto un campionato entusiasmante, come il nostro, diciamo, però essendo la prima squadra. Quest'anno invece quelli che ci vogliono seguire, e ci sono molti che mi telefonano, ma non posso vedere la partita, perché c'è molta curiosità, perché si sente parlare in giro di questo gruppo, di questi argentini. Vi racconto un episodio: domenica noi abbiamo vinto a Bocale e abbiamo una navetta che porta avanti e indietro questi ragazzi argentini, no? E quando siamo partiti da Bocale, questi ragazzi sono messi a cantare a squarciagola, cosa che hanno capito nei spogliatoi. E per la strada, cioè, la gente si gira e dice: ma questi chi sono, sti pazzi, eccetera. Quindi l'entusiasmo
che hanno portato loro all'interno della nostra squadra. L'avevamo un po' dimenticato, perché ieri abbiamo vinto, hanno fatto festa, l'anno scorso vincevamo sempre, ma festa ne facevamo poca. Ecco, come se sembrasse una cosa scontata, oppure insomma la gente, i calciatori non erano così entusiasti. Ieri nello spogliatoio si gridava Reggio Reggio, abbiamo filmato, eccetera, cosa non successa negli anni precedenti. Ecco, questo è un altro buon segnale. Una cosa bella, un bel segnale, certo. Dunque, abbiamo parlato tanto di Gioiese, intanto prepariamo il servizio sul Locri, tanto di Gioiese, ma parliamo anche delle altre, perché qui si è tanto detto pure sarà una lotta a due Gioiese e Gioiosa. Beh, sulla carta dovrebbe essere così, però abbiamo già detto prima che ci saranno sicuramente altre formazioni che si tireranno. Chi, cosa, quante? È bella domanda, è un po' difficile, perché anche il Melecucco, che non l'abbiamo citato Melecucco prima, ci sono dei ragazzi di esperienza, un mister che riesce a far giocare bene la squadra, però il tempo ci dirà la verità, ci vorranno sempre quelle 7-8 giornate. Qui stasera si è tanto parlato di noviziato, di squadre che hanno appena approcciato ad una nuova categoria, hanno fatto il salto di categoria, e voi incontrate un Parghelia nella prossima che probabilmente avrà tutto questo entusiasmo che si dice, no? Ma guarda, io l'ho incontrato 5-6 anni fa con la Coa Bosco, con la squadra quella degli immigrati. Sì. A Parghelia, e c'era grande entusiasmo, e il presidente allora già si prospettava per portarla in promozione, quindi sarò contentissimo di incontrarlo. L'entusiasmo che dura tanto tempo, 15 anni. 5 anni è un grande progetto per una città, un paese come Parghelia, sai, come è successo allora col San Luca. Ma in buona sostanza, chi avrà vita più difficile domenica? Voi con il Parghelia o piuttosto il Gioiosa nel derby con la Vallata del Torbido? Vabbè, il derby è sempre derby. Il derby è sempre derby. Il derby è sempre derby. Però noi veniamo da una settimana un po' critica, dura, quindi domani iniziamo a allenarci, il mister ha dato un giorno in più. E quindi si scenderà in campo col paraocchi. Noi dobbiamo pensare a noi e andare avanti, poi i risultati degli altri li andiamo a vedere più tardi quando finiamo. Domenica sera, dunque, Locri e Belvedere, la partita in eccellenza di ieri. Nella sua prima partita in casa il Locri vince contro il Belvedere di Mister Aita per 3-0. Una partita che inizia con un minuto di raccoglimento in ricordo di Mimmo Archinà, figura di prestigio del mondo arbitrale. Al 19° del primo tempo il Locri sblocca il risultato con Bruzzese che becca in verticale sull'out destro di Gaillè, che crossa basso, irrompe Ciccone che di giustezza gira col destro in rete da pochi passi. Protesta il Locri per un fallo in aria su Ciccone al 42° ed il tempo si chiude con un colpo di testa di Vincenzo Aquino da distanza ravvicinata, respinto dal portiere. Si fa vedere il Belvedere ad inizio del secondo tempo con un colpo di testa di Marano, parato da Zampaglione. Al secondo e al quarto va via in progressione Gaillè sulla sinistra, fermato da Franzà in uscita. Diagonale al lato di Zarica al 17° e al 25° sfiora il palo Ciccone con un piatto sinistro su cross di Bruzzese. Il raddoppio Amaranto arriva al 31° in Fusino, entrato da poco, si fa largo sulla destra e crossa sul secondo pano. Zapaglione è puntuale, deposita in rete di testa. Occasione per Catania al 37° su cross di Lorecchio, ma Franza para. Qualche minuto ancora ed il Locri triplica. Lancio in verticale di Zarich per Zampaglione che anticipa tutti, compreso Franza uscito fuori aria, e gira col destro la palla verso la rete ormai sguarnita. Un Locri che ha fatto molto molto bene ieri, ho visto, abbiamo seguito la partita, era proprio il commento. Ecco, secondo Bagalà sarà protagonista quanto in questo campionato? Beh, è una squadra che sicuramente... Tu farai il tifo per il Locri, c'è qualche parente? C'ho in Fusino che è entrato, ha fatto bene. Sì, vero, sì. Sai, sono felicissimo perché è un ragazzo del 2001 che è innamorato del pallone, proprio innamorato della palla. E poi c'è Mimmo Zampaglione che è stato con noi in Serie D con la Gioiese, però poi ci sono anche tanti affetti capobomber, a Locri.
il caro bomber Mimmo, e la vedo una delle favorite. Allora, torniamo in Serie D, velocemente perché adesso il tempo stringe, e andiamo a Paternò-Castrovillari. Paternò, beh, non è che abbia fatto una grande impressione a Roccella, però insomma, chi si aspettava, non so tu quanto, ecco questo insuccesso interno, sulle immagini di Paternò-Castrovillari, sì, su queste due? Sì, sicuramente è una partita, diciamo, che sulla carta si pronunciava equilibrata. Due squadre, comunque il Paternò, sì, fondamentalmente qua Roccella praticamente ha sfruttato due errori difensivi della squadra di Galati, però non è che ci ha fatto una grossa impressione. Ieri era andato in vantaggio con Coris, poi ha subito questa rimolta, è stata veramente ribaltata da un Castrovillari sempre ben messo in campo da Franceschini, ordinato, che ha trovato questi due gol e ha portato i tre punti a casa. Quindi alla fine credo una vittoria meritata da parte dei rossoneri. Quindi anche per Roccella resta un po' di rammarico, ecco. Anche Castrovillari si sta un po', ecco, meglio formando. Sì, una squadra, fase, sì. Sì, quest'anno fanno l'anno del centenario per loro, quindi hanno preso un allenatore come Franceschini, che a mio avviso è un allenatore molto preparato, molto bravo, conosce la categoria, e quindi penso che dovranno far bene. Quest'anno penso puntano a fare un campionato di medio alta classifica. Ecco, quest'anno non sappiamo che campionato, si diceva anche il presidente Bruno Leo, albanese, sarà. Intanto sulle immagini continuiamo a vederle, ma io vado anche al di là, ecco, per esempio Rende e Cittanova non hanno giocato, ecco, questi impedimenti, queste oppressioni che abbiamo dalla Serie A alla terza categoria del Covid. Che succederà secondo te? Succede che effettivamente diventa un calcio veramente strano. Parlavamo prima di questo giocattolo, guarda, ma parlavamo prima di squadre che giocano senza pubblico. Ha detto il presidente del Mediterraneo, anche se gioca senza pubblico non si accorge che non c'è tanto pubblico, in quanto il pubblico che assiste alle partite è minimo. Ma squadre come il Locri, squadre come naturalmente il Lamezia, ma secondo me anche chi gioca al calcio, sì, giocare senza pubblico diventa, ecco, veramente estremamente difficile. Le folle, quando c'è stata qualche partita che la squadra che andava a giocare contro era abituata a chiudere in quanto non poteva assistere il pubblico, tu pensavi di essere fortunatissimo, perché giocare senza pubblico, la squadra che ti affronta in un modo che quasi te la giochi. Quanto si sente sulla pelle l'incitamento avverso, a favore? Si sente tantissimo. La squadra che gioca in casa con un pubblico che ti spinge, che è anche un calciatore che non è bravo diventa bravissimo col pubblico. Ecco, vedi, si parlava, vedevamo anche le immagini, sì, prima di Locri, Belvedere, sappiamo quanto storicamente conta il pubblico di Locri per, certo, la formazione. No, ma io non parlo del conta a livello economico, perché effettivamente a Locri il livello economico naturalmente dato dal pubblico. L'aspetto economico è piuttosto per i professionisti, è tantissimo. Qui, che si bada prettamente al sociale, giocare senza pubblico, cioè giocare per chi? Ma per questo ti dico, ma anche a livello professionistico, a livello tantissimo, dappertutto, però ti ripeto, non è una questione economica, è una questione proprio che è un gioco, secondo me, diverso, assolutamente diverso. Gioia, invece, come siamo messi? Gioia nel pubblico. Cioè, cosa pensa piazza, il presidente? Cosa? Beh, di solito quando le squadre che vanno bene. Perché io già sento di qualche presidente che voglia fare, insomma, da paladino, no? da promotore di un'iniziativa, se va avanti così a lungo, cioè se si è costretti a rinunciare al pubblico, a avere tutte queste ristrettezze ancora a lungo, c'è già chi dice di voler intraprendere qualche azione di forza e cercare un po' di stoppare anche questi campionati, o magari di ritrarre, di mettersi da parte. Guarda, bloccarli sarebbe veramente una cosa bruttissima, perché già non abbiamo niente. Abbiamo passato 3-4 mesi senza calcio, è stata veramente difficile. Secondo me ci vogliono delle regole più precise. Noi abbiamo mostrato le immagini, scusami Mimmo, della Gioiese. Mostriamo qualche immagine, perché ce l'abbiamo, di Borgo Grecanico Gioiese, nel mentre parla Bagalà. Perché praticamente ci sono delle regole che non sono tanto chiare. Vediamo, per esempio, oggi ho visto un post del presidente Bruno Leo, che sono d'accordo con lui, il Giro d'Italia tutto ammassati, e invece da noi, dove i campi sono ampi, e specialmente anche sul Giro d'Italia, Palmi, dove la capienza è tanta. Posso fare una battuta sul Giro d'Italia, no? Si fa tanto parlare e si astringe a non chiudere le scuole, col Giro d'Italia chiudono le scuole, quindi insomma un paradosso, sì, anche sotto questo aspetto, sì. Sì, non ci guarda, sono... che campo meraviglioso quello di ieri,
sì. Vero Mimmo? Non me lo ricordo questo campo. Ah, l'hai già scordato, già vedi che sera no, l'ho cancellato, hai cancellato però pensieri. Me lo ricordo. No, qui invece è un rigore netto, è proprio, vabbè, comunque ecco, sì, è andato, è andato. Vabbè, meglio che accadano subito queste cose piuttosto no, che vabbè, nel momento cruciale della, sì, del sì, vabbè, ma questi ci stanno, poi ci saranno qualche volta, saranno a favore nostro sicuramente, speriamo. Però per quanto riguarda, guarda, l'organizzazione non è tanto chiaro tutto. Nel senso? Nel senso che pure entra prima l'arbitro, poi entra la squadra, sì, c'è un protocollo, volta, sì. E poi si gioca tutti uniti. Cioè, la presa in giro, cioè andiamo a prendere un non lo so, c'è un protocollo, poi magari voi intanto rispettate queste ordinanze. Ho capito, però è una presa in giro. È una presa in giro. Vabbè. Scusa, allora, volevo parlarti del Castrovilla. Siamo veramente in chiusura. Una squadra che ha fatto la Serie D, la Serie C per parecchi anni e che ogni anno parte con una società, una formazione che pare che possa lottare per vincere. Quest'anno addirittura dovrebbe essere più facile. Però ti ripeto, mi auguro che non faccia come ha fatto negli ultimi anni, dove il Castrovilla parte con una certa società che ti dà quel benessere, essere dove ti fa pensare che il Castrovilla possa lottare per le buone posizioni, e invece non dimentichiamoci che addirittura l'anno scorso sono venuti senza direttore, senza massaggiatore, senza allenatore, senza allenatore in seconda, quando sì. Qua a Rocella ha giocato e ha fatto 1-1, mi ricordo che è stato veramente difficile per come si comportava la società nei confronti della squadra, quindi mi auguro che non lo faccia anche quest'anno, perché quest'anno potrebbero veramente aspirare a qualcosa tanto gloriosa, qualcosa di importante. Hanno buone intenzioni quest'anno, da quello che sì, per ho capito, ma le intenzioni erano sempre buone, lo so, però purtroppo mi auguro che quest'anno non sia come gli anni passati e che la società rispetti in pieno quelle che sono le ambizioni e dà l'opportunità a calciatore e allenatore di fare quello che è in previsione. Sì. Calandruccio, siamo veramente in chiusura, allora ti lascio con Saladino, sì. Nel mentre ricordo che abbiamo anche delle interviste, abbiamo insomma lasciato da parte tanta roba, tante immagini, però non possiamo proporle tutte perché siamo veramente in chiusura, pochi minuti ancora, però ecco l'intervista dell'Ocri le avremo in coda in trasmissione. Sì mister, per concludere, visto che nel prossimo turno la sua squadra sarà impegnata in casa contro il Locri, volevo sapere come verrà preparata questa partita, che si può dire che è uno scontro diretto, anche se lei magari mi dirà di no, però si può dire che è uno scontro diretto. La prepareremo consapevoli di affrontare una grande squadra. Io chiedo anche ai ragazzi di qualche volta essere anche presuntuosi nel bene, di avere coraggio, di correre di più dell'avversario e di fare innanzitutto la prestazione. Che poi penso che Locri verrà, voglio dire, verrà molto guardinga, visto che alla Vigor Lamezia avete inflitto una lezione molto pesante, quindi penso che Locri viene io credo che, visto che siamo all'inizio del campionato, dovrà fare la sua partita, cercare di vincere, sicuramente entrerà nel bel calcio, purtroppo davanti a pochi intimi ed è anche un grande peccato, ma ci sono delle regole che bisogna rispettare, certo, e pazienza. Grazie, in bocca al lupo. È stato cortesissimo mister, lo salutiamo, grazie. Mi raccomando, tanti grazie saluti a papà tutti, grazie. Mi raccomando, grazie mille, ciao, ti saluti a papà e in bocca al lupo. Invece la domanda in chiusura, presidente Leo Bruno, la rivolge Bagalà. Fa le mie pesci in chiusura, prego. Grazie. Presidente, io quest'anno l'ho vista più tranquilla. Mi sbaglio oppure no? No, sì, ci sono. Abbiamo riunione societaria stasera, come ogni due lunedì. Gli altri soci stanno sorridendo perché ieri non ero tanto tranquillo, ma per cose insomma legate all'organizzazione, anche perché questo fatto del Covid comunque ha aggiunto altre preoccupazioni, perché i giochi, la gente non capisce che a porte chiuse ti telefonano, vengono al campo, non mi fai entrare, tutte queste cose. No, sono tranquillo, abbiamo raggiunto una maggiore tranquillità economica, e nel senso che non perché sono aumentati, come dire, i ricavi, ma perché sono diminuiti i costi. E da questo punto di vista è già bello essere più o meno tranquilli.
E poi non abbiamo nessun obbligo di vincere questo campionato, l'obbligo ce l'hanno altre. E noi vogliamo fare, come dire, la mina vagante, come lo sarà anche il Sersale, questo campionato che loro non... o lo Scalea, anche se le favorite sono tre, lo voglio dire adesso, pensate, che sono Lamezia, San Biase e Locri, per vari motivi. Noi comunque diremo sempre la nostra, sarà difficile batterci, soprattutto nel nostro fortino, perché anche se ci sono poche persone, il Longhi Covetto in questi anni si è dimostrato veramente un fortino. Le auguriamo ogni bene, a lei e ai suoi, Presidente. Faccio anche gli auguri a, in particolare al direttore Bagalà, perché Gioia Tauro, insomma, merita uno stadio all'altezza e una squadra almeno, ma come anni, almeno, anche se fosse stretta, una squadra di eccellenza. Grazie, grazie, Presidente. Buona serata. Grazie, Presidente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Perfetto, allora adesso abbiamo, veramente siamo anche noi nel recupero, non possiamo fare i gol però purtroppo come li fa il Licata, altra frecciatina. Dunque, abbiamo la grafica del campionato di promozione, per renderci conto, ecco, così brevemente, ecco, in questi pochi secondi finali, anche per parlare di altre, è stato anche il derby, ecco, per esempio Brancolone Africo 3-1 fuori casa, Bagnarese Archi 1-1, Borgo Grecanico Gioiese non ricordo il risultato, Parghelia Monastrace 3-3, San Giorgio Vallata del Torbido 1-0, Filogaso Ludos Ravagnese 3-1, Gioiosa Rombiolese 4-1, Melicucco Sporting 1-1. Brevemente, nel mentre vediamo la classifica, Gesualdo, poi in termini di prospettiva chiudiamo con Calandruccio e io penso Bacano. Che la lotta per questa vittoria sarà fra Gioiese e Gioiosa. Con tutto rispetto, mi auguro che il Gioiosa meriti questa promozione, perché da due anni che fa veramente bene sotto tutti gli aspetti, una grande società con elementi che di calcio hanno vissuto, e quindi si vede chiaramente che c'è un'organizzazione tale che fa sì che già l'anno scorso, se non succedeva quello che è successo, poteva già arrivare insieme alla Stilese fino all'ultimo. Ne abbiamo parlato diffusamente proprio qui nell'appendice, certo. A giugno dicevamo che in realtà vincitrice di playoff il Gioiosa, certo, che non poteva, certo, accedere campionato. E quindi ecco il motivo per il quale è stato possibile, nessuno ha saputo darci una spiegazione. Cioè, ecco il motivo per il quale io penso che la Gioiosa dovrà lottare tantissimo per evitare che il Gioiosa vinca questo campionato. Poi ti ripeto, sono felicissimo che lo vinca, perché è una gestione come si deve, e quello che più conta, per come ragiono io, per come penso io, avere una scuola calcio, un settore giovanile che fa sì che ogni anno ci sono elementi che possono arrivare in prima squadra, ma quello che la cosa più importante è, quelli bravi devono arrivare in prima squadra, e se ci sono quelli bravissimi devono arrivare la possibilità di venderli e di mandarli nei professionisti. Tante frecciatine a Bagalà, ma insomma non ha fatto le scongiure né nulla, è stato il gioco, no, è piuttosto, stata un'analisi corretta e precisa, piuttosto Bagalà è una squadra Gioiosa già pronto per il salto, quindi non è che ci dobbiamo nascondere a dire non è vero, è la verità. Noi cerchiamo di insediarlo. Certo. Su molte partite importanti non abbiamo detto nulla o poco, su altrettante che sono in programma per il prossimo fine settimana non possiamo spendere parole, eccetto una, perché insomma facciamo un gioco delle parti, un gioco, ecco, partigiano, perché siamo della Locride, quindi non possiamo focalizzare le nostre attenzioni sul derby Roccella-San Luca di domenica. Parto da Rocco Calandruccio. È una partita difficile per Roccella, però come tutti i derby, diciamo, i pronostici sono poi non vengono mai rispettati. Il Roccella ha l'obbligo di dover reagire, di dover interrompere questo mini filotto di sconfitte, e penso che la partita con San Luca sia l'occasione giusta. Sarà difficile, però diciamo bisogna reagire, a difesa di San Luca che ha meno pressioni di dover, diciamo, ecco, arriva qui più serena questa partita. Bagalà, sul derby. Sul derby il Roccella è partito un pochettino in ritardo per problema che sappiamo tutti della categoria, anche se il direttore ha cercato in tutti i modi di poterla costruire al più presto, però molti giocatori, non avendo la sicurezza della Serie D, sono andati via, e quindi sarà una partita difficile per Roccella, però i derby sono derby, non c'è nessun risultato, e quindi sicuro, e quindi andremo a vedere. Voi per quest'anno derby di meno,
Qual è la partita più sentita, ecco, tra Vicignori e perlomeno in attesa di un Gioiese Palmese il prossimo anno? Ma tutte le partite, noi adesso dobbiamo andare a vedere un attimino. Non la vedo manco compiaciuto, perché è un benaugurio che le faccio, nel senso che la vittoria del campionato e quindi incontrare la Palmese. No, va bene, sì, speriamo, oppure viceversa, non si sa mai, no? Addirittura, io sono buono, lei è cattivo, va bene, ok, d'accordo. Sono tipo, facciamo il gioco delle parti, sì. Scherziamo, anzi, certo. I derby sono bellissimi. Benvengano, quindi. È qualcosa di bello nelle nostre zone, perché questo è... Ma c'è una sfida più sentita quest'anno? Ci sarebbe? No, nessuna. Tutte le partite sono difficili. Io ho cercato in questi 20 giorni di dargli la mentalità giusta insieme al mister, che ogni partita sarà un incontro a sé e ogni partita sarà difficile. Già abbiamo visto. È una società ancora costruendo la vostra, adesso col suo innesto da 20 giorni che c'è insieme. Sì, c'è anche il direttore generale. Quindi si va ancora costruendo tutto quanto. Però, io non parlo della squadra, tutto quanto, sì, il contesto. Sì, ci stiamo organizzando per bene. L'organigramma ancora in costruzione. Appunto. La cosa positiva, credimi, è che io l'anno scorso sono stato fermo, ho visto nel presidente il futuro e quindi mi sono buttato giù con lui. Se no, credimi, l'anno scorso mi sono fermato e rimanevo fermo anche quest'anno. Infatti di questo eravamo convinti, se c'è Bagalà vuol dire che c'è... Sì, guardate, il presidente veramente ha un ottimo fiuto, è un manager, c'è della bontà nel progetto, vuole costruire qualcosa di importante. Ne siamo convinti. Con le strutture, il settore giovanile, che è la cosa che insieme al maestro... Non conosciamo il presidente, contavamo di conoscerlo questa sera. Speriamo la prossima volta. Verrà qualche altra volta, certamente quando i giochi saranno più fatti, quindi sarà meglio e più facile parlare, ecco, di questo campionato. Saluca Roccella, tu non fai pronostici, mi pare che finire in maniera indecorosa. La trasmissione con un pronostico, a chi pronostici non li fa? No, ma intanto diciamo che è un derby strano, perché mi pare che Roccella non abbia mai giocato contro il San Luca, perché il San Luca negli anni passati faceva una categoria dove il Roccella non aveva niente a che vedere col San Luca. In più aggiungiamo che... Sì, ma il San Luca è stato in Serie D quando Roccella era in seconda categoria. Ma per questo ti dico, quindi... È tutto... Ecco, no, questo per meglio specificare, certo. Ecco, che insomma... Poi per quanto riguarda un derby col pubblico, diciamo che anche se Roccella giocava in casa, per quanto ci poteva essere tanto pubblico, forse ci sarebbe stato più pubblico da parte del San Luca. Comunque una partita importantissima per tutte e due, per la Roccella di sperare di abbandonare l'ultima posizione in classifica e per il San Luca farmi indovinare a quello che ho detto fino adesso. Dare continuità. È una squadra che sicuramente ci potrebbe dare delle grosse soddisfazioni a noi della Locride, perché secondo me, visto il campionato di quest'anno, il San Luca potrebbe veramente darci quella soddisfazione di far sì che finalmente nella Locride avremo una squadra in Serie C. Rinvo Blu, per quanto riguarda lo studio, ringrazio Mimmo Bagalati, manager della Gioiese, Rocco Calandruccio e Gesualdo Albanese, e chiudiamo, per come dicevo, con le interviste da Locri. Grazie. A lunedì prossimo. Abbiamo fatto una buona partita oggi, mi sembra che il risultato non sia bugiardo, abbiamo avuto anche altre occasioni per fare gol. C'è da dire che abbiamo giocato contro una squadra che sicuramente è in difficoltà ancora a livello organico, perché sono in ritardo di condizione. Però mi sembra anche una squadra abbastanza tecnica e forte, ecco, sicuramente faranno un campionato buono. Da parte mia sono contento della squadra, perché l'approccio giusto, c'è stato un approccio giusto, abbiamo iniziato nel secondo tempo un pochino scarichi, poi abbiamo aggiustato il centrocampo e lì secondo me abbiamo legittimato la partita. Ecco, credo che abbia poche cose da lamentare, se non, ecco, quello di essere più cinci magari sotto porta, perché diciamo che avete tenuto in partita per un'ora e più il Belvedere. Sì, dobbiamo essere più cattivi nell'ultimo passaggio, bisogna essere più cattivi nelle conclusioni. Oggi già nel primo tempo a mio avviso poteva finire già 2-3-0, quindi le occasioni che abbiamo dobbiamo sfruttarle al meglio. Aspettando Catania? Catania è ancora in ritardo di condizione, quindi piano piano ora troverà la condizione anche lui e sicuramente ci darà una grossa mano. Sta già pensando allo Cristinese o ci ha sempre pensato? No, da domani ci penseremo, oggi ci godiamo questa vittoria, domani penseremo alla partita di mercoledì. Sapevamo di affrontare una grande squadra, che potevamo avere difficoltà in quanto ancora non stiamo bene sia dal punto di vista fisico che anche dal punto di vista tattico.
perché siamo quasi, si può dire, un cantiere in lavorazione, perché stiamo aspettando qualcun altro che arrivi e nello stesso tempo, insomma, stiamo cercando di trovare una quadratura che al momento purtroppo stiamo in difficoltà. E c'è da dire, insomma, che di fronte avevamo una gran bella squadra, è vero come avete detto voi, insomma, che siamo riusciti a rimanere in partita bene fino a un certo punto, e lì bisogna dare merito sicuramente a parte la squadra, anche a Caridi, che a ogni mia mossa ha contrapposto subito una contromossa e non ci ha permesso di trovare qualche soluzione. Abbiamo avuto forse al secondo tempo un pochettino più di possesso palla, però di vere azioni da gol non abbiamo create, proprio, ripeto, grazie ai cambi, alle mosse che è riuscito a trovare il mister. Per cui noi da parte nostra sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo in attesa che arrivi qualcun altro per darci un ulteriore... Chi vorrebbe? Che esigenza ha maggiormente? Beh, la società ha fatto già una richiesta di un centrocampista che sta arrivando già, quindi già con noi si deve solo preparare, però anche questo è un problema, perché comunque qua il campionato è iniziato, tu hai giocatori che ancora non stanno bene fisicamente, li devi preparare e c'è bisogno di tempo, quindi chiaramente andremo ad affrontare altre partite con delle difficoltà enormi. E poi un difensore centrale, un attaccante, ecco, quindi diciamo proprio la spina dorsale. Per poter... La società penso gli abbia chiesto una salvezza tranquilla, mi pare che... Sì, non... Quanto a valori già ci sono? Se non ci sono grosse ambizioni, nemmeno poteva essere così, cioè diversamente, perché ci sono squadre blasonate, ecco, come Locri, la Mezia, Morrone, ma forse questo è il primo anno dove ci sono, forse la prima fascia che è formata da 6 o 7 squadre, ecco, per cui noi dobbiamo solo cercare di salvarci e questo è possibile solo quando, nel momento in cui riusciremo, ecco, a trovare la forma giusta e la quadratura giusta.